La prima edizione del Rally Ronde Terra Sarda, Coppa Città di Arzachena, andata in scena il 29 e 30 settembre, è stata un grande successo. È stato un appuntamento sportivo di livello internazionale in una delle più belle, affascinanti, prestigiose ed esclusive località turistiche del Mediterraneo. Sport, accoglienza e turismo sono state le parole d'ordine di un lavoro entusiasmante firmato dalla Porto Cervo Racing e dalla Mediterranean Team. Il plauso è arrivato da tutti gli equipaggi partecipanti e dal pubblico accorso numeroso per la prima edizione del Rally Ronde Terra Sarda, Coppa Città di Arzachena. Un bilancio positivo, super positivo. Non era semplice fare una prova speciale a Porto Cervo, è stato tutto perfetto dal punto di vista organizzativo, le prove sono state fatte con regolarità, la prima, la seconda e la terza, al minuto proprio previsto, nonostante chiaramente non pochi disagi per la popolazione. L'ultimo passaggio ci sono stati problemi tecnici con una grossissima alluvione che ha creato delle problematiche, però un bilancio super positivo, siamo soddisfattissimi di questa manifestazione. Un ringraziamento particolare a tutti quelli che ci hanno aiutato in questo bel evento, la provincia, il comune di Arzachena, la regione, tutti i nostri sponsor e i nostri sostenitori, dalla Mobi alla Promenardo Porto, al Consorzio Costa Smeralda, alla Yokohama e a tanti tantissimi altri piccoli grandi sponsor. Questa manifestazione è stata un successo anche per tutto il team, perché comunque sia abbiamo insomma dimostrato di essere all'altezza di determinati eventi. Mauro, ce la racconta com'è andata questa classifica? Sì, il vincitore assoluto Claudio Addis e Silecchi Alessandro con la Citroen C4, al secondo posto Vittorio Muselli e Salvatore Muselli della Porto Cervo Racing su Ford Focus del 2008, al terzo posto Maurizio Diomedi e Antonello Bosa sempre su Ford Focus VRC della Porto Cervo Racing. Al quarto posto Gabriele Lucchesi e Simone Paoli con la Peugeot 207 e quinto assoluto Rudy Barbero e Maya Barbero con la Lancer Evo 9. Siamo in chiusura, ma prima di salutarvi vi ricordiamo che in edicola troverete il nuovo numero di Tutto Motori News, la rivista dedicata al mondo dei motori in Sardegna. Per invitare le telecamere di Tutto Motori TV in occasione dei vostri eventi, potete inviare un'email a tuttomotorinews@hotmail.it oppure contattare il numero 347-923-1593. La replica di questa puntata è in programma giovedì alle 13, sabato alle 23.30 e martedì alle 21.30. Grazie per essere stati con noi. Vi aspettiamo mercoledì prossimo alle 23.30.